La neve all'Aquila, come previsto, è caduta anche nella notte in giornata. Se nel centro storico la situazione è stata tutto sommato sotto controllo e c'è stata anche la magia dei monumenti aquilani riempiti di neve, uno spettacolo bellissimo, e nelle arterie principali le strade sono state pulite, non si può dire lo stesso delle frazioni, soprattutto quelle più alte. Disagi a San Demetrio Nevestini, Villa Sant'Angelo, ma anche a Sassa Paese, Foce di Sassa, Colle Sassa e Palombaia, dove le strade sono rimaste completamente coperte dalla neve. Anche nel comune di Scoppito qualche segnalazione c'è stata, con i disagi maggiori che si sono registrati a Collettara. Il piano neve comunale dell'Aquila, ha specificato l'assessore preposto Emanuele Imprudente, è già attivo dai primi momenti, con 9 mezzi comunali e 6 ditte esterne a coprire le frazioni. A Camarda ieri sera, per il vento forte, un albero ha tranciato un cavo elettrico, facendo restare senza luce quasi tutto il paese. I problemi maggiori a Campotosto, dove una famiglia è stata fatta evacuare a causa del tetto del MAP volato via. Per l'allerta a meteo, il prefetto dell'Aquila, Giuseppe Linardi, ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali sull'intero sistema viario extraurbano della provincia dell'Aquila, sino alla mezzanotte di oggi. Il problema più grande, viste le temperature, è rappresentato ora dal ghiaccio. Secondo Meteo Aquilano, comunque, nella giornata di oggi ci dovrebbero essere dei miglioramenti e la Fiera dell'Epifania, tanto attesa per il 5 gennaio, dovrebbe essere salva. Una fiera ghiacciata, ma salva, senza precipitazioni importanti. Disagi si sono registrati anche sull'autostrada 24 nel tratto da Colledara all'Aquila, in particolare manto stradale completamente coperto dalla neve, 2 spazzaneve si sono visti all'opera, ma i problemi sono rimasti, strada non pulita e tante polemiche da parte degli automobilisti, come sempre, circolazione a passo d'uomo.